ragazzuoli, io sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuto a tutti, per coloro ancora si fossero iscritti iscrivono, per coloro che sono iscritti rimangono con me, perché usciranno sempre e comunque nuovi video. Qui dal vostro Escobar di fiducia, e qui questa cosa la dice lunga. Andremo a vedere cosa il vostro Escobar ha comprato dal cinese, sì, il cinese è il mio migliore amico, sto toccando le cose, sì, sono mie tutte. Allora, sono dal cinese, oggi sono all'università, e c'è un cinese che mi ama perché vado lì e compro cose, dico cose, faccio cose e mi ama. Mi ama, cioè in pratica potrei avere un matrimonio plurirazziale, diciamo così. Cosa ho comprato? Ho speso la cifra di 18 euro e ne sono contentissimo. Mi ha regalato anche del filo. Allora, innanzitutto, prima la sicurezza. Prolunga lineari, questa prolunga qui è di 15 metri, cioè rendetevi conto del coso, potrei scendere dal mio balcone e andare in strada con questo. L'ascensore ormai è sorpassato, adesso c'è il cavo di Escobar che tipo lo attacchi alla presa e dopo, perché io comunque ho bisogno di questa prolunga qui, perché il grande pirla che mi ha fatto la prolunga, perché all'epoca non la comprai ma la fece lui di getto, infatti mi sono sempre dimenticato di comprare questa cosa, infatti questa sono 12 euro, è fatto con lo sputo, cioè nel senso è attaccata questa presa qui, la vedete, questa qui è attaccata con lo scotch, non con l'attrezzatura giusta, e questa qui ha questi cosi, è amore, è futuro, lei è mia, e questa qui 15 metri ci faccio il giro della casa, cioè nel senso da dove devo attaccare il filo alle prese, alle ciabatte, questa è vita. Ragazzuoli, fate, prendetela, compratela, perché sono cose che sono utili e vi servono. Magari mettete da parte, nel caso in cui ne avete già un'altra, si brucia, succede qualcosa, ne avete già una a disposizione. E sembra che sto facendo sempre le solite le vendite delle pentole, dei coltelli. Comunque, se ce la fate, compratela. Mio, 12 euro. Euro, perché ogni volta che vado là lei fa sempre cosa vuole, e io, plesa. E lei, la plesa, mi ha dato la plesa, e 12 euro è un buon prezzo, 15 metri. Poi ho comprato questa, una pompa da inserire in vasca, perché un mio amico, nonché iscritto, cioè da due anni, è iscritto da due anni e mi segue in continuo, e ci siamo conosciuti e abbiamo parlato di decenze, e sinceramente mi sto trovando molto bene. Più avanti troverete dei video in cui pubblicizzo la sua attività, non vi spoilerò niente, ma succederà qualcosa di stupendo più avanti. Infatti troverete anche voi un modo per aprire delle caretine Blue Jelly e non vi dico altro. Ok? Sembra veramente sto pubblicizzando un'altra volta il Miracle Blade. Però faccio pubblicità, mi dovrebbero pagare su queste cose. Comunque, questa pompa qui è 3,5 watt, quindi non consuma neanche tanto. Potrete costruire dei filtri biologici attaccando questa con del filo, cioè non del filo, un tubetto in silicone che classicamente si vendono per gli eratori, ma potete trovare in qualsiasi anche negozio di idraulico, ferramenta, al prezzo modico da 50 centesimi a 3,50 euro, 4 euro, 5 euro, in base allo spessore del tubo e alla lunghezza. Di solito lo vendono 3,50-4 euro al metro, dovete vedere comunque la grandezza della bocchetta. Magari su questo faremo un bel videozzo. 6 euro l'ho pagata, non 6,60, 6 euro, l'ho presa a 6 euro. Questo me l'ha regalato, 3 metri di filo bipolare, che grazie alla gentilezza del cinese l'ho avuto gratuito. Io questo qui l'ho comprato in un negozio uguale, ragazzoli, uguale, stessa grandezza del rame, stesso tipo, uguale, ragazzoli, uguale. L'ho pagato 1,50 euro al metro. Adesso non mi dite niente, no, è uguale, ci ho attaccato gli impianti con questo, è uguale. Non ho capito come, magari questo qua ci ha fatto un giochetto, l'ha fatto uscire dentro dalla bocca, è uscito dal naso. Ecco perché costava 1,50 euro al metro. Comunque andiamo avanti. Filo, e ho comprato questo. Questo è stato un bello stratagemma, perché se andavi in un negozio di animali non c'era quello che si occupava del settore acquolofilia e non c'era neanche il prezzo su questi cosi, quindi siamo andati nel reparto cani cagnosi, tolettosi, e ha chiamato un addetto. Questa cosa servivano sia a me che al mio collega, infatti abbiamo pagato 2 euro ciascuno. Sicché lui mi ha chiesto quanto può costare secondo te, secondo sono talmente pirla, questo è Ottavi, quindi non è neanche una marca pezzotta, è buona.
È una marca italiana, giusto? Giusto, non mi fido più dei marchi qua sotto, perché potrebbe anche venire dall'Uzbekistan. Non che ci sia niente di male, però se compro una marca voglio quella marca lì. Comunque lui ha detto, senta, ma quanto la pagherebbe questa cosa qui, visto che non ci sono i prezzi, perché il proprietario è un buon pirla che non mette mai i prezzi. Quanto la pagherebbe questa? Allora, senta, 300 grammi, io direi 4 euro e 50, ma credo 4 euro, perché se non mi sbaglio, volta scorsa che venni trovai l'addetto e mi disse, vedi, quelli costano 4 euro. Sicché lui, ah sì, certo, mi fido, non devi mai farlo con me, non farlo, non farlo, non farlo. Vi ricordate cosa aveva enunciato Hobbes? Omnium homo homini lupus. Quindi di conseguenza, ragazzuoli, l'occasione fa l'uomo Escobar. 4 euro, che figo, mio. Che cosa cacchio? Ah, quello è il contatore per accendere i termosifoni, che sono caldi, sono miei anche i termosifoni. Ah, ragazzuoli, aspettatevi anche una sorta di creazione di mercato interno che già stiamo creando sul gruppo Facebook. Ci saranno anche degli allevatori selezionati da me che verranno sul mio canale, su questo canale, ragazzuoli, e non sto pubblicizzando i coltelli o pentole, che darà la sua, il suo apporto, diciamo così, all'acquariofilia moderna del vostro grande Escobar. Sì, sono anche modesto, sì, anche quello. Belli, ci vediamo al prossimo episodio, link in descrizione, e mi raccomando di seguire il canale perché sono io, e perché comunque porto sempre video. Ciao belli.